Salve a tutti amici di TV6 e benvenuti in questa nuova puntata delle Aquile d'Abruzzo. Oggi vi farò vivere una vera e propria avventura. Ci troviamo ad Assergi, dietro di me c'è l'ingresso di una grotta molto importante per l'Abruzzo, una delle 60 grotte abruzzesi, si chiama Grotta a Male, e mi sto per incontrare con un mio amico speleologo che mi porterà nelle viscere di questa grotta. Quindi per un attimo abbandonerò il mio elemento, l'aria, per trasferirmi invece all'interno di questa grotta, nella terra più profonda, sotto la catena del Gran Sasso. Seguitemi! Eccoci qua, siamo arrivati. Ciao Andrea, ciao Stefano. Buongiorno. Buongiorno, ciao Giovanni. Come va, tutto bene? Magnifico. Perfetto. Allora, Andrea, prima di partire e entrare in questa grotta, io vedo che ci sono dei materiali qui a terra che fanno parte appunto di questa attività, la speleologia, che sono dei materiali sicuramente fondamentali perché... Sì. Non rientra tra le attività standard, quindi va fatta comunque con le dovute accortezze, proprio per evitare qualunque eventuale rischio. Me ne vuoi parlare un pochino delle cose che vedo? Beh, il materiale più importante per la grotta è un abbigliamento adatto, perché la grotta è completamente diversa da questo ambiente. Poi lo vediamo in concreto. Quindi è molto più fredda proprio perché stiamo al chiuso. Non è tanto più fredda, anzi, la grotta è anche calda se ci viene d'inverno. La grotta è un ambiente che ha una temperatura costante, un'umidità costante molto elevata, intorno al 98-99% in alcune circostanze. E questa temperatura sui 10, grotta male sui 10 gradi circa, accompagnata all'umidità, porta a una grande dispersione di energia. È un nemico subdolo perché non manifesta subito l'efficacia dannosa che ha sul nostro organismo, però se tu resti in grotta alcune ore piano piano ti accorgi. In più c'è la presenza dell'acqua, se ci si bagna la dispersione termica aumenta in modo spaventoso. Oggi abbiamo solo il materiale di abbigliamento. Ok, quindi il caschetto con la luce, con indispensabile. La luce indispensabile naturalmente. Oggi per ci vedere sono i LED, c'è questa nuova tecnologia che ha risolto l'antico problema dell'illuminazione in grotta, che un tempo si risolveva con le lampade a carburo, quando la speleologia era un'attività ancora più avventurosa. Oggi i LED sono una comodità eccezionale e volutamente non abbiamo materiale tecnico, corde, imbragature eccetera, in ossequio al capitano Francesco De Marchi. Anche perché noi siamo dei wildman, quindi non abbiamo bisogno di questo materiale, no? Diciamo che c'è una parte della grotta che necessiterebbe di questo materiale, ma noi la guarderemo dall'alto. Perfetto. E facciamo il percorso storico che ha fatto nel 1573 questo personaggio incredibile, di cui poi parleremo meglio. E in ossequio a lui, visto che lui non aveva una tuta in nylon per proteggersi, un pile per tenersi caldo, un casco con il LED, ma aveva l'abbigliamento dell'epoca, noi, emuli indegni,
almeno cerchiamo di affrontare il percorso che lui ha affrontato ad armi pari, cioè a mani nude. Perfetto, allora ci addentriamo in questo percorso, Stefano mi seguirà invece con la camera posteriore e niente, in bocca al lupo a tutti noi, siamo pronti, andiamo. Indiscutibilmente il panorama che offre la catena del Gran Sasso dalla parte aquilana è veramente bello, guardate che natura incontaminata, bellissimo. Sono rimasto un po' indietro al gruppo per godere di questo panorama. Stiamo addentrando sempre di più, stiamo per arrivare all'ingresso della Grotta Male. Molto emozionato, io ho già fatto questo percorso una volta, ma è sempre qualcosa di incredibile poter sperimentare queste emozioni in questa regione, tra l'altro, nella mia regione, una regione che amo sempre di più. Andrea ci fa da cicerone in questo percorso naturalistico unico e vi ricordo una cosa importantissima perché parliamo sempre di un'attività che può avere dei rischi, quindi è fondamentale che voi vi addentriate in questa attività solo ed esclusivamente con una guida speleologica, perché la guida speleologica sa benissimo quello che fa, sa dove sta andando e quindi può evitare tutti quei rischi che possono essere collegati a un amatore, a una persona che comunque non è esperta. Quindi mi raccomando, andateci sempre con una guida. Andrea è disponibile anche per le visite naturalmente, quindi potete contattarlo quando volete. Andrea, allora incominciamo con la vestizione. A me mi tocca la tuta di grande puffo, eccola. Un pailettino non ce l'hai con te? Sì, mi sono portato anche il pail perché effettivamente incomincio a sentire il freschetto, dalla grotta arriva un po' di arietta. E io vorrei farti una domanda prima di entrare in grotta. La domanda è questa, ma perché una persona dovrebbe entrare qui dentro? Cioè, tu mi hai parlato di questo personaggio antico del 1500, se non 1573. Questo personaggio che non aveva comunque un abbigliamento corretto e soprattutto una persona che non conosceva la grotta, quindi ci si è addentrato proprio. Perché secondo te una persona del genere ha fatto un'esperienza così diretta, così forse anche un'analisi personale, se ci pensi, perché è una cosa che ti mette talmente a contatto con la natura che, da come la vedo io, perché la sperimento anche tutti i giorni, è più che una cosa esterna da esteriorizzare, una cosa da tenere dentro, perciò un'analisi proprio introspettiva di se stessi. Allora, capitano Francesco De Marchi, quando fa questa escursione nel 1573, è proprio quell'epoca in cui l'uomo scopre, con Leonardo, la ricerca applicata, cioè la scienza non speculativa, metafisica, ma la scienza per fare cose. Era un ingegnere militare, Francesco De Marchi, di origine bolognese ma trasferito in Abruzzo e quindi naturalizzato abruzzese al servizio dei signori dell'Aquila, e pensa che aveva 65 anni, che nel 1573 è un record, quando fa questa escursione. E questa escursione la fa alcuni giorni dopo aver fatto la prima ascensione documentata, rendicontata, sul Corno Grande. Quindi è un uomo del suo tempo, curioso, pragmatico, indiscutibilmente coraggioso e che vuole trasferire la sua esperienza, e infatti il valore della sua escursione è il racconto che lui lascia. Quindi hai detto avventuriero, coraggioso, abbiamo un antenato, Stefano. Assolutamente. Ma tanto per dire, questo signore qualche anno prima aveva fatto nel lago di Nemi un'immersione a 18 metri sulle navi romane usando lo scafandro di Leonardo. Addirittura. Quindi, alpinista, speleologo, subacqueo, non un ragazzino, un uomo maturo, 65enne, comunque nel 1500 è veramente un record. Era già un record. Allora io propongo questa escursione, prima perché la grotta è bella e il finale sui laghi è gratificante, tu lo hai già visto. Non vedo l'ora di rivederla. Ma poi perché è una possibilità di riflettere
come tu stavi dicendo, sulle motivazioni. Ora, le motivazioni del De Marchi le possiamo immaginare, ma la cosa interessante è guardarsi dentro e scoprire le motivazioni di ricerca, molto ampia, che ti dà la speleologia. Per me la speleologia, le grotte, sono state l'occasione per conoscere tante cose diverse. Anch'io nel mio piccolo ho fatto sempre speleologia, ho arrampicato, ho fatto speleologia subacquea, perché le grotte ti costringono a confrontarti con tanti problemi diversi e ad acquisire tante conoscenze diverse. Le grotte sono geologia applicata, fisica applicata, chimica applicata, biologia applicata. La tocchi. Il professor Forti, studioso dell'Università di Bologna, in una delle sue tante relazioni ha detto una cosa molto bella. Sono forse l'unico ambiente in cui si producono minerali accessibili all'uomo. Cioè dove l'uomo può entrare e vedere come la natura crea i minerali. Non potrai mai entrare in un filone diamantifero perché è la conseguenza di fenomeni vulcanici e quindi non potrai mai vedere come si è formato il diamante tipo il Koh-i-Noor. In grotta potrai vedere in quali condizioni chimiche e fisiche si producono un sacco di minerali incredibili. E adesso li andremo a vedere. Andiamo, vestiamoci. Ok, stiamo andando. Scendiamo le scalette che ci portano proprio all'ingresso della grotta. Da adesso in poi utilizzeremo le luci per vedere, perché senza luce altrimenti non vedremo niente. Stiamo incominciando ad entrare dentro la grotta finalmente. Andrea ci impartisce un po' di indicazioni perché il primo tratto è infangato. È ancora, diciamo, abbastanza ampio come ambiente. Adesso dovremo passare in ambienti molto più stretti, da quello che ricordo, Andrea. Facci strada, dai, andiamo. Allora, una cosa che in grotta è normale come camminare si chiama opposizione. Vedi, se tu ti poni sulla parete opposta, sì, sei tu che con un minimo sforzo dai stabilità ai piedi. Ok. Andrea, siamo arrivati, diciamo, nella prima camera di questa grotta a mare. Sì. E come l'altra volta mi è subito saltato all'occhio una particolarità di questo spazio. Ci sono tipo delle piccole perle di color oro. Me ne vuoi parlare un attimo? Allora, te ne posso parlare poco perché questa è una forma di concrezionamento della grotta che si è incominciato a notare solo recentemente, cioè da quando le grotte sono illuminate con i LED e non con l'acetilene. Prima, evidentemente, la luce dell'acetilene, che ha una caratteristica diversa, è più rossa, più gialla, non consentiva di vederle. Sono delle piccole goccioline d'acqua che assumono questa colorazione perché contengono dei microorganismi si nutrono della roccia e la rielaborano. Non sono molto noti come origine, al contrario delle stalattiti, delle stalagmiti, di cui ormai si sa tutto, e sono semplicemente pelle. Vedi che vengono chiamate banalmente gold, quelle tipo oro, e silver, quelle invece colorate argento, e a Grottamare in questo punto è molto evidente, ma le troveremo anche in altri punti successivi. Quindi ci sono anche qua sotto, vedo quelle di colorazione un po' più silver, quindi argento. Argento. Ok, vedete che particolarità? Si vedono sia quelle di color oro che quelle di color argento. Quindi praticamente sono delle particelle, dei microorganismi sono che dei danno microorganismi questa particolare colorazione. Che danno questa colorazione e l'acqua, che comunque qui siamo già in un ambiente con un'umidità relativa altissima, se vedessi da vicino vedessi le goccioline d'acqua
entro cui questi organismi costruiscono questa costruzione. Questa è la prima strettoia, sto per entrare qui dentro, ragazzi. Andrea mi ha appena detto la tecnica per entrare, basta fare opposizione con mani e piedi e in teoria dovrei entrarci senza nessun problema. Che dite? Provo? Abbiamo sperimentato di peggio, eh? E avete visto sicuramente altre cose molto molto più adrenaliniche, però anche questo è il suo perché. Entriamo nelle viscere della terra. Andrea, il nostro percorso continua in questa grotta, siamo in un ambiente molto stretto, sì. Abbiamo passato la prima strettoia e adesso ci troviamo lungo una via che mi ha detto che è stata ben descritta dal nostro personaggio storico. Certo, è un percorso labirintico, si chiama la chiocciola, perché scendiamo come in una scala chiocciola intorno a questi massi che sono di crollo, da crolli molto antichi della volta, e che hanno chiuso l'ingresso alla sala dei giganti che troveremo poi subito dopo. Che non vedo l'ora di rivedere di nuovo perché è bellissima. Ecco, immagina noi ora qui con i LED, conoscendo il percorso, tutte le sicurezze che abbiamo, vai indietro di 5 secoli e immagina di vivere questa esperienza in condizioni completamente diverse. Non sai nulla della grotta, sì, qualcuno ti accompagna che forse è arrivato fino a un certo punto, eccetera, eccetera. Stai strisciando in questi posti. La montagna è lì, incombente su di te. Noi stiamo proprio nelle viscere adesso di questa montagna. Doveva essere un uomo con un coraggio eccezionale, e per avere tanto coraggio bisogna avere una curiosità scientifica, sì, sì, eccezionale. Io una cosa ti volevo chiedere, l'altra volta pure mi avevi avvisato che la percezione dello spazio, della sì. lunghezza della grotta praticamente è diversa rispetto a quella che è invece realtà, perciò magari i 70 metri che si fanno dentro una grotta in realtà corrispondono a tanti tanti più metri esternamente. Le unità di misura le ha inventate l'uomo, la natura non avrebbe unità di misura, è se stessa e basta. In grotta noi non abbiamo più nessuno dei riferimenti a cui il nostro cervello è abituato. Anche la visuale è diversa, perché tu quando all'esterno guardi una montagna illuminata dalla luce del sole, hai una prospettiva ampia. In grotta tu vedi ciò che illumini. Cambia la percezione che il cervello ha delle cose. E io ritengo che la grotta apra la mente. Questa è una cosa proprio che possiamo, diciamo, anche descrivere in maniera simbiotica con quello che faccio io, con la mia attività. Sì. Perché quando io sto con gli animali, il mio tempo si praticamente abitua al loro tempo. Quindi che succede? Che il mio termine di paragone con quello che è il mio rapporto con la società e il tempo, quindi la velocità con cui viviamo in questa epoca, viene completamente annullato invece da quella che è la velocità e il tempo degli animali. Stessa cosa qui all'interno della grotta, il nostro tempo si ferma. E quindi anche le 24 ore percepite dall'uomo sono molto molto maggiori, perciò invece di 24 saranno 30-36 ore. Questo perché? Perché non abbiamo più i nostri parametri di orientamento, probabilmente, non abbiamo più nessun termine di paragone, non abbiamo la luce, non abbiamo niente. L'unica cosa che vediamo, come ha detto Stefano, è grazie attraverso le nostre luci. E adesso continueremo il nostro percorso e continueremo a calarci all'interno di questa profonda grotta che misura in totale circa un 200 metri di sviluppo spaziale per una ottantina di metri di dislivello dall'ingresso, quindi neanche troppo profonda, però la percezione umana qui è di probabilmente un percorso di qualche chilometro, probabilmente sì, e poi è molto soggettiva, cioè io ormai la conosco così bene, so cos'è. Però vedo che tutti i visitatori che accompagna a fare questa escursione la vivono con lo stesso come dire, stress dell'esperienza vissuta che se fossero andati sul Corno Grande, che è tanta strada in più. Però noi adesso andiamo giù invece noi che oggi su, andiamo giù. Ci vediamo tra poco. Vai. Ok, questa è proprio una vera e propria strettoia, guardate quanto è stretta, si chiama il triangolo. Non si vede, ma alla fine del triangolo, spero a pochi centimetri e non a qualche metro,
c'è una pietra dove poter poggiare i piedi. Andrea, già stai sotto? Sì, sono qua, ti aspetto. Allora arrivo, provo a entrare. Tutti i paralleli, non chiudere le ginocchia perché poi dopo ti incastri. Perfetto. Sono. Continua a ruotare così e vai avanti con i piedi sulla tua sinistra. Non dove sono io, ma nella direzione opposta. Destra allora. Destra, giù lì. Dove ti stai illuminando? Ok. Ahí ci sta. Così riacquisti lo spazio per stare in piedi. È molto stretto, Però e continueremo così a vortice per ancora un po' di tempo. Andrea, tutto bene? Magnificamente. Quasi continua a chiudere lo spazio, Non ti vedo più, che fine hai fatto? Eccomi qua, sono qui sotto di te, guarda che bello. Ah, e io da dove dovrei passare adesso? Da qua. Da dove vedi arrivare la luce? Ok. Vediamo se ci riesco, Sempre col piede avanti e non piegate le gambe. Sembra difficile, ma non lo è. Tra l'altro la sensazione che si prova all'interno della grotta, almeno per quel che mi riguarda, è una sensazione di calma e tranquillità. Perché sei accerchiato praticamente dalla natura, dalla vera natura, vedete? Guardate le rocce, puoi toccarla e sentirla tua. E questa è la sensazione che amo di questa visita. Andrea, siamo arrivati in un altro tratto, c'è una biforcazione e forse qua è bene sottolineare una cosa, proprio perché questa biforcazione porta a due strade. Una strada pericolosa, difficile, che porterebbe una persona non esperta a farsi molto male, se non a morire, perché c'è un vuoto di 5 metri, e l'altra invece, che è quella che prenderemo noi, che è quella che sta al di sotto delle tue gambe, che è un po' più tranquilla, è un vortice che dà degli appigli a cui possiamo praticamente aggrapparci e quindi scendere in totale tranquillità. Esattamente. Vuoi darci qualche consiglio a riguardo? Hai detto bene, Giovanni, in grotta il bivio che fa la differenza fra un percorso tranquillo e un percorso pericoloso sono questi 50 centimetri. In questa posizione sbagliare la direzione diventa molto pericoloso. Prendere la direzione giusta, ci sono venuto con dei ragazzini di 10 anni accompagnati dai genitori, è divertente come un parco avventura. Il pericolo della grotta è questo, che non si mostra mai nel suo insieme. Hai una visuale che è limitata, non sai cosa c'è oltre quel metro. E oltre quel metro la grotta può cambiare completamente la sua forma e presentare dei rischi. Ed è questo il motivo per cui dovete sempre venire con una guida. Sì. Perfetto. Una guida o con un'associazione speleologica, ce ne sono molte nella regione, frequentando i corsi, cioè iniziando questa attività che si chiama speleologia. Perfetto, un'attività straordinaria, affascinante, che ti mette a contatto diretto con la natura, con la madre terra, perché entriamo proprio nelle sue profondità, e quindi continuiamo col nostro percorso. Un po' contro, sì, perfetto. Guardate in che spazi ristretti ci sta facendo andare Andrea oggi. Ok, ecco, no, ma metti proprio la schiena appoggiata bene. Ok. Grandi, perfetto, possiamo ancora continuare. Lo spazio diventa sempre più stretto, ma adesso arriviamo nella parte... Siamo nella sala. Dietro questa lama si apre un orizzonte, perciò si apre finalmente la sala dei giganti. Andrea, siamo arrivati finalmente quasi alla fine di questo percorso. E adesso ci troviamo in un luogo che è un po' il simbolo di quello che è la grotta, la speleologia. E non possiamo non parlare di stalattiti e stalagmiti, che sono, da quel che so io, delle formazioni calcaree, ma sicuramente tu potrai dirci e raccontarci qualcosa in più al riguardo. Soprattutto questa bella stalagmite che ti sto illuminando, che vedi, era radicata lì, dritta, maestosa, prima che questo pezzo di soffitto che abbiamo sulla testa adesso fosse qualche metro più in alto, attaccato alla volta.
le concrezioni, stalagmiti, stalattiti, raccontano la storia evolutiva della grotta in tanti modi diversi. Questa dice, io ero lì qualche centinaia di migliaia di anni fa e diventavo quello che ero. Un giorno un evento catastrofico stacca questo lastrone dalla volta, lo fa precipitare, mi rompe e io cado lì. Ma questa è una storia semplice. Gli studiosi da queste concrezioni sanno ricavare informazioni sul clima, sui terremoti del passato, su tante altre cose. Questo è un po' il simbolo, secondo me, anche del tempo e della sua relatività, no? Noi uomini siamo abituati ad avere una percezione del tempo, per così dire, veloce, comunque commisurata a quella che è la nostra vita. Pensate invece a questa roccia che ha visto migliaia e migliaia di anni per diventare quello che è, quindi, come dice anche Andrea, la possibilità di poterla studiare, di farci proprio degli studi diretti sopra per capire anche quello che c'è stato molto prima di noi è fondamentale per la nostra stessa umanità. Siamo nel cuore di una grotta a pochi chilometri dall'ipocentro del terremoto che ha distrutto l'Aquila. La grotta, questa grotta, altre grotte, tra l'altro questa grotta c'è un laboratorio dell'Istituto Nazionale di Fisica, proprio perché la grotta è il contenitore che racconta le storie più antiche. Bisogna sapere leggere, però qui sono scritte. Quella che vi ho raccontato è una storia semplice, ma ce ne sono altre che gli studiosi poi sanno approfondire meglio, più complesse, e è un bene che va tutelato per questo, è come una biblioteca. Io ora una domanda un po' personale. Dimmi. Visto che comunque hai una grande esperienza in questo campo, nella spirologia, ma è mai successo che effettivamente ti sei trovato tu in difficoltà? Sì, alcune volte. Una in particolar modo posso dire che ho vissuto la mia morte per una mezz'ora, buona. E il fatto di averla vissuta e poterla raccontare, un incidente spero subacqueo per intendersi, mi ha arricchito molto. Ti fa, diciamo, capire anche quali sono i limiti. Sicuramente quando si è più giovani si fanno anche delle cose un po' più azzardate che possono portare ad avere delle problematiche. Io personalmente ne so qualcosa, anche perché anch'io nel mio campo ho avuto dei piccoli rischi che ho concorso per inesperienza in primis e soprattutto anche per, così dire, quella stupidità fanciullesca che ci porta ad avere delle problematiche in età giovanile. Poi con l'esperienza invece si riesce a capire quali sono i limiti e si fanno le cose con un po' più di testa e saggezza, no? Allora, la nostra stupidità è la prima causa degli incidenti che ci procuriamo. Poi comunque residua sempre quando si fanno attività in ambienti naturali, che sia montagna, canyoning, spirologia, non si è mai immuni. Purtroppo ho perso dei cari amici che erano delle validissime guide alpine, eppure un incidente di montagna li ha portati via. Questo però non vuol dire che è pericoloso, vuol dire che come tutte le cose bisogna farle comunque con testa, perché anche guidare una macchina è pericoloso, anche molto più pericoloso. Anche salire su una scala nella propria casa è pericoloso. Molto più pericoloso. Però se fatte con testa queste cose possono trasferirci, darci comunque delle emozioni importanti, fatte soprattutto in questa regione che la regione verde d'Italia, una regione che può offrire tanto alle persone, e quindi vi invito a sperimentare queste attività, ma sempre con cognizione di causa, quindi con una guida o comunque con una persona esperta che vi può far vivere questa avventura in totale sicurezza. Eccoci qua, siamo finalmente arrivati nell'ultimo tratto della grotta. Ecco qua il famoso lago, vedete bene l'acqua di questo lago quanto è limpida, trasparente, assume una colorazione celeste. E perché questo? Perché praticamente sta all'interno di una cavità calcarea, quindi l'acqua è veramente veramente pura. Guardate che bello, lanciamo così vediamo anche la profondità dell'acqua. Dovrebbero essere quanti metri di profondità? Questa prima parte della campana che forma il lago è 15 metri. 15 metri di profondità.
Allora Giovanni, con questa luce o qualcosa di simile, magari sia un po' più potente, qualche torcia, il capitano De Marchi è arrivato fin qua giù. E noi oggi invece premiamo un interruttore e abbiamo questa comodità. È stato un grande. Quindi anche questa esperienza è giunta al termine. Adesso dalla terra ci ritrasferiamo di nuovo nell'aria e faremo un'esperienza bellissima, almeno per quel che mi riguarda, perché da grande amante del volo non posso che non amare il parapendio. Seguitemi, usciamo dalla grotta. E ci siamo spostati dall'elemento terra per arrivare all'elemento aria. Mi trovo attualmente nel comune di Rocca Spinalveti. Ci siamo spostati quindi dall'Aquilano al Chietino, ai confini tra Abruzzo e Molise, e sto per incontrare delle persone che dedicano la propria vita per provare l'ebbrezza del volo. Ora spiccherò insieme con loro il volo, come le mie aquile. Andiamo a conoscerli. Eccoci qua, siamo arrivati sul costone da dove ci lanceremo per fare parapendio. Loro sono il gruppo che mi stava aspettando proprio qui sopra questo monte. Vi presento Gianni. Buongiorno. Gianni, piacere, come stai? Bene. Tutto bene? Sì. Allora, Gianni Morini, una vita dedicata al volo. Vorrei sapere da te che significa per te il volo, che ha significato questa sensazione che proprio ogni volta che spicchi e lasci il tuo elemento terra, l'elemento a cui ci obbliga la gravità, per prendere il volo come fanno le aquile. Che cosa provi? Qual è la sensazione che ti dà? Diciamo che ti dà un senso di libertà. Poi comunque ti cambia pure la vita, perché quando capita la bella giornata, invece di andare al mare o andare in giro, vai in montagna, vai io lo so in molto mezzo bene. Alla natura. Lo so molto bene questo, perciò siamo molto collegati, lui con un mezzo, ecco la vera che ha preso già il volo, e io invece con le aquile. E per volare, vogliamo spiegare ai telespettatori che cosa si utilizza prima di tutto? La vela? Sì. Che è il tuo strumento, come funziona? Sì. Diciamo che la vela è proprio un'ala e quindi si comporta come un'ala. E in volo, sfruttando le correnti ascensionali e sfruttando il vento, si riescono a fare anche voli lunghi, voli di distanza. Prima mi hai parlato anche di voli di diverse ore, quindi... Sì. Diciamo che sfruttando il vento, teoricamente, puoi volare anche di notte, insomma. Se no, sfruttando le correnti ascensionali, in genere dalla mattina alle 9:30 fino alla sera al tramonto, nelle giornate buone, si riesce a volare. Ecco, spieghiamo un po' meglio anche questa cosa. Io, da diciamo esperto sui rapaci, so che le vele, quindi le ali anche, sfruttano due tipologie di forze diverse, le termiche, sì, e le dinamiche. Le dinamiche, ok. Sì. Dimmi qualche cenno in più su sì, questi due. Diciamo, la dinamica sarebbe il vento che risale un pendio, quindi volando sul pendio esposto al vento, sfrutti il vento che risale e quindi sali. Mentre le correnti ascensionali è una massa d'aria calda che sale e ti porta fino alle nuvole, quindi si raggiungono quote considerevoli. Quanto, in centro Italia. Quant'è il massimo a cui sei arrivato? Io in India sono arrivato a 4.750 metri. Wow, 4.000 è tanto, è veramente sì, tanto. Diciamo che arrivano anche oltre i 6.000 metri. 7-8 mila metri, sempre sulle montagne altissime, insomma. Un'altra particolarità che non possiamo non notare è l'ambiente, il territorio. Questa è una disciplina che ti permette di metterti sempre di più a contatto con la natura, di conoscere i suoi elementi, perché come ci ha detto adesso Gianni, per poter spiccare il volo c'è bisogno comunque di una discreta conoscenza su quello che riguarda i fenomeni atmosferici in primis e i venti. Quando tu sei qua, principalmente vieni solo praticamente, o comunque porti persone a fare questa esperienza, quindi lo fai anche in maniera, tra virgolette, turistica. Sì. Quando sei solo però, quali sono i tuoi pensieri? Cioè, volare, sentire l'aria, assaggiare questo elemento in totale libertà. Sì. Qual è la sensazione che senti quando parti?
diciamo che la sensazione quando voli è che comunque non pensi a niente, pensi al volo e quindi qualsiasi problema, qualsiasi cosa tu non ci pensi. Quindi in quell'attimo pensi solo al volo. Ok, abbiamo detto che lo fai in maniera turistica, quindi le persone che visitano questi posti, ci troviamo, ripeto, tra Abruzzo e Molise, quindi siamo in una zona quasi al confine, possono in qualche modo poter provare quello che provi tu. Sì. Dimmi, secondo te, qual è il motivo che potrebbe spingere una persona a venire a provare questa esperienza con te? Beh, diciamo molte persone, vabbè, sono spinte da provare nuove emozioni e la maggior parte vengono, fanno il giro in tandem e poi finisce là. Poi ci sta anche chi si appassiona, frequenta il corso e continua l'attività. Un'ultima domanda e poi incominciamo a preparare tutte le attrezzature per poter provare questa esperienza. Probabilmente molti vorranno sapere una cosa, la sicurezza. Io so che con il tempo il materiale è cambiato, ci sono più, diciamo, attenzioni anche in questo, quindi anche questi sport che una volta venivano considerati come estremi ad oggi sono quasi del tutto sicuri. Vorresti dirmi qualche cosa al riguardo? Sì, diciamo che il materiale è migliorato un sacco e quindi è molto sicuro, l'attrezzatura è sicura. E poi con una giusta preparazione, rispettando le condizioni meteo, insomma, il rischio è minimo. Naturalmente chi fa acrobazia, chi fa, diciamo, in quel caso un po' di rischio c'è, insomma. Senti Gianni, tu fai anche corsi di formazione per imparare? Sì, sì, sì. Ok, e quindi chi vuole, oltre che, diciamo, provare questa ebbrezza del volo libero, può anche in qualche modo potersi formare su questa disciplina che, come ripeto, vi mette veramente a contatto con il regno naturale. So di molte persone che come Gianni volano in parapendio che alcune volte hanno avuto la possibilità, l'onore di poter sfruttare una termica, perciò una bolla d'aria calda, insieme proprio ai rapaci. Non so se sì. ti è mai successo a te, ma c'era, non so se ti ricordi, un grande personaggio siciliano, Angelo D'Arrigo, sì, grandissimo, che volava proprio con le aquile. Sì, sì. E il concetto che ricorda questo personaggio a tutti, l'aforisma più importante di questo personaggio è questo: superando quotidianamente i nostri limiti, riusciamo a piccoli passi ad acquistare la nostra stessa esistenza. Detto questo, andiamo a prepararci. E vai. Eccolo, mi stanno preparando per il decollo, andiamo in tandem, sono emozionatissimo. Siamo appena atterrati su un campo a circa un paio di chilometri dal punto di partenza. È stata un'emozione veramente incredibile, grazie Gianni. Grazie a te. E ci vediamo alla prossima puntata con le Aquile d'Abruzzo.